È racchiuso nell'inno regionale abruzzese Vola Vola Vola, vincitore del Festival della Canzone Italiana di Parigi nel 1953, il senso del PON Musica e Canti della Nostra Terra, realizzato dalla Scuola Media Statale Umberto I e finanziato con fondi europei. Il progetto ha coinvolto 35 piccoli alunni delle primarie Rocco Carab e Principe di Piemonte, che si sono divertiti in balli e canti della tradizione abruzzese, cimentandosi per la prima volta in una nuova lingua loro semisconosciuta, il dialetto, come racconta divertito il professor Giuseppe Rullo. I ragazzi hanno appreso che, appunto, ad esempio l'inno regionale abruzzese Vola Vola in realtà è stato cantato ed eseguito la prima volta al Festival della Canzone Abruzzese, appunto, a Lanciano. In più ci siamo soffermati sull'aspetto ritmico delle danze tipiche abruzzesi. Il ballo per loro è stata un'altra scoperta, perché i bambini hanno capito il ruolo del ad esempio del partner, del maschietto, che la danza abruzzese, appunto, prevede il corteggiamento della dama, della presuntuosa, che è anche un famoso gioiello, appunto, nostro abruzzese. E hanno vissuto con voglia di scoprire. Siamo rimasti colpiti anche noi docenti dal loro atteggiamento, ma la cosa più bella è, appunto, l'approccio con una nuova lingua loro semi sconosciuta, che è, appunto, il dialetto. E il dialetto per loro è stata una scoperta meravigliosa. All'inizio erano titubanti, non avevano difficoltà addirittura a pronunciare le parole, però a mio avviso c'è una sorta di memoria genetica, perché poi l'apprendimento, come vedrete dalle immagini, hanno appreso in maniera naturale e semplice questi meravigliosi canti. Noi abbiamo variato nel repertorio dai canti della montagna a quelli del mare, della collina, tutte le canzoni più belle della nostra terra. Gli stessi bambini hanno anche partecipato al PON Cura il Monumento in collaborazione con il FAI, Legambiente, Biblioteca Regionale e Comune di Lanciano. Nello studio delle bellezze presenti sul territorio, i bambini hanno deciso di adottare la Torre di San Giovanni, come spiegato dalla professoressa e vicepreside dell'Umberto I, Paola Marrollo. Ho pensato di scegliere Torre San Giovanni, perché restaurata da non molto tempo, perché da lì sopra, salendo, a parte che hanno visto i vari restauri, il vario materiale che è venuto a galla nel lavoro di restauro, però dall'alto sono rimasti affascinati dalla parte che si riusciva a vedere del centro storico, della chiesa di Santa Maria Maggiore e tutta Lanciano, e lo splendore della Maiella, della nostra montagna.